tutti i magnum che vede sul mercato è grazie a me. Siamo 38 dipendenti più 12 temporary che ci troveremo in mezzo a una strada. Cioè io lavoro da qua ma lavoro per il globale, quindi è strana proprio come cosa. Ho lavorato per tanti anni, stando anche fuori per parecchio tempo, sono stato chi ha lanciato il Magnum in Nord America, che è importante, è un prodotto di successo che ha portato un business, un incremento al turnover elevato all'Unilever. Siamo ricerca e lo sviluppo, il reparto di ricerca e sviluppo, progettiamo tutti i gelati che vedete sui tabelloni in estate, quindi sono tutta opera di questo reparto. Lo stabilimento sta ovviamente vivendo un momento non facile, perché so che ci sono tutte una serie di riduzioni del personale anche nella fabbrica. Ce l'hanno venduta come una scelta di business, cioè Caivano, l'R&D di Caivano non è collocato vicino al business. Quindi siamo come sviluppo. Ma voi siete quelli che si inventano il gelato? Però considera che non siamo solo noi, abbiamo un altro sviluppo, un centro di sviluppo che sta a Colworth, vicino a Londra. Quindi evidentemente l'intenzione è quella di sviluppare molto di più quello di Colworth e non questo. Basterebbe presentare il nostro curriculum, ormai abbiamo imparato tutte le tecnologie, tutte le possibili materie prime, conosciamo molto di qualità, legislazione. Insomma, siamo un reparto che deve toccare tutti gli aspetti del food per poter deliverare un bel prodotto sul mercato, sicuro e di qualità. È una grossa professionalità, perché negli anni abbiamo sempre dimostrato di essere all'altezza. C'è anche qualche persona che è straniera, ma per lo più siamo tutti italiani, ci sono anche persone che lavorano da tantissimi anni. Noi, essendo esterni, non siamo con contratti di somministrazione, quindi abbiamo meno diritti di tutti, non abbiamo il sindacato, quindi siamo flessibili. Queste sono, non lo so, le nuove leggi, questa è l'Italia, questo è quello che ci stanno offrendo. Non viene neanche dato il modo alle aziende di investire in Italia, perché se tutte le grosse multinazionali si stanno spostando nel nord Europa ci sarà un motivo.